Allora, intanto, Creative Mornings to everybody! Invece di buongiorno e benvenuti all'OIED, l'Istituto Europeo del Design, che vedo che ci sono... Chi è che non, è, che non frequenta l'OIED abitualmente, che è venuto solo oggi? Wow, tantissimi! C'è anche una ragazza che è venuta da Slow Food. Ci avevi sottovalutato. Vi avevo sottovalutato. E, come voi tutti ben saprete, l'OIED è un network internazionale e per questo noi abbiamo abbracciato Creative Mornings, perché fa altrettanto internazionale. E siamo in 11 città in 3 paesi, quindi in Italia, Spagna, Brasil. La parte commerciale è finita. La cosa bella che facciamo è lavorare con la creatività, quindi per noi era interessantissimo ospitare queste mattine creative e lavoriamo con il design, la moda, le arti visive, la comunicazione, il cinema, soprattutto qui a Roma. Però ormai classificare le discipline è una roba vecchio stile che non ha più senso, è tutto un misto, è tutto un multidisciplinare, perché? Perché bisogna essere aperti, perché il mondo va di corsa, è super veloce, non c'è, pensate che l'avanzamento tecnologico non è mai stato così veloce, significa che se ci sono voluti 50 anni per portare il telefono nelle case di tutti gli americani, ci sono voluti 2 giorni per Facebook per prendere milioni di persone, no? Quindi sta completamente cambiando il mondo della tecnologia. E noi quest'anno abbiamo scelto a Roma un tema accademico, perché la figata di fare il direttore è che tu puoi scegliere un tema. Questa è una figata. E questo tema qui si può spalmare su tutto il lavoro, perché noi non solo studiamo e facciamo soprattutto laboratori, ma facciamo progetti con le aziende. E io pensavo muble e ho pensato che il tema di quest'anno poteva essere persona, essere umano. Perché mio figlio ha fatto la maturità classica e ho letto una roba di Ungaretti che negli anni 60 è stato a New York, il vecchio poeta saluta il mondo nuovo, e lui era rimasto di stucco per la tecnologia, i grattacieli, vedere la Pietà di Michelangelo esposta nell'esposizione universale vicino all'Empire State Building. Però ha detto, occhio, che se noi rimaniamo stupiti davanti a un computer, dimentichiamo che cosa c'è di più bello, che è l'essere umano. Quindi da quest'anno, da questi 6 mesi da quando sono arrivata, lavoriamo sulla persona. Vengono qui a raccontare le storie solo le persone in carne ed ossa che le hanno vissute, non accademia, non teoria, ma esperienze di vita. Quindi, buon Creative Morning e buona vita! A questo punto posso anche andare a casa io. Grazie Nerina, buongiorno a tutti da parte mia e benvenuti al Creative Mornings di novembre. E non vi racconterò granché di Creative Mornings, ve lo racconto alla fine. Vi vorrei solo dire che ogni mese abbiamo un tema che decidiamo di sviluppare secondo quello che pensiamo possa essere la cosa più interessante da proporre. Le parole chiave per noi sono creatività e ispirazione, quindi quello che vogliamo darvi stamattina è cominciare una giornata lavorativa con dell'ispirazione, quindi prendendo e vedendo cose che magari non vedete tutti i giorni, e soprattutto l'ispirazione che ci viene portata da chi vive tutti i giorni ciò di cui ci parla. E, quindi il tema di questo mese è fantasy. A fantasy abbiamo voluto dare questo mese un'interpretazione che ci riporta al mondo del food.
E lo facciamo grazie alla partecipazione di una chef che per me è un grandissimo piacere e un onore avere qui con noi. Una chef che nel panorama italiano, in quanto chef donna, è una figura emergente e importante in questo momento. E quindi vorrei lasciare la parola a lei in modo che entriamo nel vivo della giornata. Quindi è un grandissimo piacere per me presentarvi Alba Esteve Ruiz. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Alba Esteve Ruiz e vengo dal ristorante Marzapane di Roma. E inizierò un po' raccontandovi il mio inizio. Io ho iniziato quando avevo 14 anni a fare questo lavoro. E il perché del mio inizio viene da casa, nel senso il fine di settimana si andava a casa della nonna a fare questo grande pranzo con tutti gli zii, i cugini. Quindi a me mi piaceva andare presto la mattina e aiutarla a preparare questa grande abbuffata della domenica. E quando, non dico sono diventata grande, però più o meno in scuola iniziano a chiederci cosa volete fare da grandi e io già da subito dicevo io voglio fare la cuoca. All'inizio mi prendevano un po' per matta, come una bambina poteva dire che voleva andare a cucinare. E i miei genitori all'inizio sono stati un po' titubanti, poi ho iniziato, ho fatto la scuola alberghiera e ho iniziato a lavorare a Valencia, ho fatto diverse esperienze, dopodiché sono andata con il maestro pasticcere Paco Torreblanca in Spagna, lui è un'autorità della pasticceria. E poi sono passata a lavorare al Seyer di Can Roca, non so se lo conoscerete, sono tre fratelli e sono stati fino all'anno scorso il miglior ristorante al mondo. E ho conosciuto un ragazzo italiano che lui aveva un ristorante a Pescara e per cui ho deciso di trasferirmi in Italia, questo mi piaceva tanto sia come cultura gastronomica che come lingua. E quando mi sono trasferita ho fatto un'esperienza da lui per un anno, poi sono arrivata a Roma 7 anni fa e mi sono subito innamorata sia della cucina, della città e della vita, per cui sono rimasta qui fino ad oggi. E nel lavoro la mia metà è stanzala, e abbiamo sempre lavorato insieme e 4 anni fa abbiamo conosciuto Mario e Angelo che sono i proprietari del ristorante, loro erano clienti del ristorante e Michel, mio compagno lavorando in sala, li ha conosciuti e piano piano è nato Marzapane. E la cucina, la creatività, il piatto nasce tutto da questo che state vedendo, no? Che secondo me è la forza più grande e che va col tema delle persone che dicevamo prima, ed è il gruppo, non c'è niente, non c'è piatto, non c'è ristorante, se non c'è una grande base che è il gruppo. A me vengono i brividi ogni volta che ci penso perché secondo me noi siamo un bel e un gran gruppo. Di questo volevo più o meno parlare di come nasce un piatto. Un piatto, almeno nel mio caso, nasce sempre per un'aspirazione, per un momento, un profumo che uno sente, un qualcosa che ti incuriosisce, magari un ricordo, un piccolo ricordo che tu hai da quando sei bambina. E la più grande ispirazione secondo me sono i viaggi, quando uno viaggia, soprattutto perché uno è rilassato, quindi prende sempre di più. E nei miei casi si parte sempre da un ingrediente principale, quindi un'idea, quindi quegli ingredienti, e poi si sviluppa quello che è il piatto. Nella nostra cucina, nella
non mi piace dire la mia, perché come dicevo è di tutti quelli che avete visto. E nella nostra cucina è molto importante la stagionalità. E a volte si domandano quanto si cambia un piatto. Un po' decidiamo noi, un po' decidete voi. E il cliente tante volte detta un po' i tempi. Ci sono piatti che non si riescono proprio a togliere perché diventano i classici, perché sono i piatti che piacciono di più. Ci sono i piatti che, pur piacendo, per una questione di stagionalità, come dicevamo, si devono togliere. Ed è il piatto che farò oggi. Il piatto che farò oggi è un piatto che è stato nel primo marzapane, appena aperti, e lo rimettiamo tutti gli anni a inverno, quindi questo è il quarto anno che lo mettiamo, soltanto per 3 mesi più o meno. E facciamo le immagini di vedere le immagini, certo. E poi passiamo alle altre del piatto. Sì, qui stiamo scorrendo alcune realizzazioni di piatti e adesso passiamo agli ingredienti su cui si basa il piatto di cui parliamo ora. Allora, il piatto di cui parliamo sono le crucifere. E le crucifere sono... Aspetta, chissà cosa sono le crucifere? Ah, vabbè, no, non vale. Lei è squalificato per definizione. Non lo sa nessuno. È tutta la famiglia dei cavoli e le verze. Quindi, come dicevo, noi ci siamo basati su tutti i cavoli e le verze. In questo caso ne troviamo 8. Uno è il cavolo viola, cavolo nero, cavolfiore, e bok choy, questo è un cavolo cinese, cavolo romano, la rucola, i cavoletti di Bruxelles e la senape. E quelli più curiosi forse sono la senape e la rucola, che uno rimane un po' più, per il resto sono un po' più conosciuti. Quindi, come dicevo, sulla base di questi ingredienti, allora uno inizia a giocare con i colori, le consistenze e i sapori. E noi abbiamo preparato con il cavolfiore, che è un elemento molto dolce, le abbiamo aggiunto della senape, quindi è soltanto un cavolfiore lesso, sbollentato, lasciato scolare a lungo, ed è soltanto frullato con l'aggiunta di la senape a caldo, lasciato in infusione sotto vuoto, a freddo però, per un giorno e mezzo. Poi dopo, sopra, abbiamo fatto la verza viola, tagliata molto sottile, cotta con una con parte uguale di zucchero, vino bianco e aceto bianco. Quindi per il momento sotto abbiamo un elemento dolce, è molto molto morbido, cremoso, poi sopra il colore, il contrasto del colore, il bianco con il viola, e anche il sapore più croccante e agrodolce. Poi il cavolo romano leggermente scottato, soltanto sbollentato un po' e scottato in padella, il bok choy prima viene lesso, poi viene piegata la foglia su se stessa, bruciata sulla piastra e messa sotto olio. Il cavolo nero fritto. E per finire a crudo c'è la rucola e i cavoletti di Bruxelles. Forse prova ad avvicinarlo, esatto. Poi oltre a fare il piatto in sé,
ci teniamo magari anche a, a scegliere la, la porcellana? Il materiale del piatto. In questo caso questo piatto, che è un'azienda spagnola, e il piatto rappresenta per loro un vulcano, quindi la terra, per cui tutti questi elementi di terra messi in questo vulcano, poi nero, che risaltano poi tutti i colori del piatto. Grazie. Io personalmente non sono né un esperto né un appassionato di verdure varie, non immaginavo di potesse uscire un piatto, peraltro anche abbastanza complesso, come diverse cotture usate, diversi tipi di lavorazioni, giusto? Sì, allora della preparazione diciamo che è abbastanza impegnativo, però nel complesso poi alla fine no. Se si deve fare a casa forse è un po' complicato. Quello sì, esatto. E, chiaramente, come sempre, se ci sono delle domande, siamo ben lieti di rispondere e di interagire con lo speaker. Chi vuole? Eccolo, prego. Volevo chiedere alla chef, nel corso della sua carriera e del suo sviluppo, come si è evoluto il rapporto col piatto? Cioè, penso alla persona davanti al piatto, come è cresciuto questo rapporto? Cambia tanto da tutti i punti di vista. È difficile da spiegare, perché come si vede l'evoluzione sul piatto con una persona che si è seduto 4 anni fa al ristorante e una persona che si siede adesso, diciamo che è l'evoluzione che fa la persona stessa, quindi io e i ragazzi. E si cerca sempre di migliorare, sia, come si è detto, nelle consistenze, nei sapori, soprattutto nel fisico, nell'estetica, si cerca sempre magari di cercare anche i piatti nuovi, i contrasti nuovi, i colori nuovi, sempre però che rimane sulla nostra cucina, che sono i sapori giusti, i sapori che si trovano, non si devono cercare. Quindi manteniamo questo, però cerchiamo di cambiare il resto. Grazie a te. Grazie. Altre domande? Ho visto The Big Green Egg, il barbecue, The Big Green Egg, quella della cottura low and slow, sì. No? Quanto è importante la tecnologia in cucina e quanto aiuta l'ispirazione? Sapere che tu potrai usare quella tecnologia e quindi fare quella cosa? Sì. Per noi penso che è molto importante, infatti tante volte anche noi stessi ci chiediamo come faremo se non avessimo questo, come alla fine te lo inventi, però la precisione non è la stessa. E devo dire, noi in cucina siamo un po' capricciosi, nel senso che vogliamo sempre le cose, le ultime uscite, sempre le cose nuove, siamo lì che trattassiamo finché non ce l'abbiamo. Infatti il barbecue ce l'abbiamo da 3 settimane, penso, appena. Sì, quindi ancora dobbiamo capire un po' come usarlo. Quando sei pronta facciamo qui in giardino. Ancora dobbiamo capire bene. Sì, è fortemente consigliato, sì, è uscire nella parte esterna di dietro. E penso che sia molto importante tutto, sia dal sottovuoto al roner, al barbecue, si vede poi nel risultato, molto importante. Grazie. Cosa ti ha dato l'esperienza con i fratelli Roca? Cosa ti ha lasciato? Ma a me l'esperienza con i fratelli Roca mi ha lasciato disciplina, tanta, ordine,
perché in cucina eravamo 40. E quindi io ero capo partita degli antipasti, per cui negli antipasti eravamo in 9, quindi ogni sera quando si facevano le liste per il giorno dopo, le cose che c'erano da fare, dovevi suddividere ognuno cosa doveva fare, cosa non doveva fare, arrivavi la mattina, poi mezz'ora prima di servizio controllare che tutto era fatto a posto, quindi più che mano sul fuoco, ordine, disciplina e... loro erano molto rigorosi. Sì. Quindi possiamo dire che oltre alla dose di fantasia per inventarsi il piatto, poi l'organizzazione, l'ordine e la disciplina sono essenziali. Penso che sia la base di tutto, sì. Sì, una cucina disordinata è come una stanza, no? Disordinata, crea confusione, come quando uno entra a casa che non ha avuto il tempo di sistemare, magari si sente in confusione. Se la casa invece la trovi bella, pulita e sistemata, uno è più rilassato. Al momento di lavorare è la stessa cosa, se c'è ordine, pulizia, e ognuno sa quello che deve fare, tutto scorre molto meglio. Grazie, eccolo. L'ispirazione nella preparazione di un piatto, cioè qual è le cose che ti lasci, da cui ti lasci ispirare, cioè se è un accostamento rigoroso di sapori o se sono contrasti o come, ecco, come ti fai suggestionare dagli ingredienti, insomma, nella creazione di un nuovo piatto. Allora, gli ingredienti, come detto prima, c'è sempre un ingrediente principale, come magari un secondo può essere, si parte sempre dell'elemento principale, come nel caso prima c'era l'agnello, oppure... E quelli che vengono dopo, io ho un gusto un po' particolare, nel senso che in quasi tutti i miei piatti ci sono il contrasto dolce-salato, oppure l'agrodolce. E tante volte quando tu vai a un ristorante, quasi sempre su 6 piatti, almeno 5, tu senti o l'amaricante, oppure un po' il dolce, oppure l'agrodolce, ed è una cosa che ti identifica, quindi è una personalità che non puoi evitare, per cui i miei piatti quasi tutti hanno una nota agrodolce. E poi i contrasti, tante volte il caldo e il freddo. In questo piatto la base si serve, in questo caso l'abbiamo fatto tutto freddo, però la base è completamente calda e il sopra è completamente, non freddo, freddo, però insomma c'è il contrasto caldo-freddo. Poi c'è il contrasto dei colori, come dicevamo prima, quindi sono i colori molto scuri e i colori vivi, vivaci. E il contrasto tra crudo e cotto, e frutta, io uso tantissima frutta, soprattutto nei piatti salati, e mi piace giocare con la frutta è la carne, le verdure è la frutta, per cui nei miei piatti non c'è un canone che dici prendo la carne e quindi dopo cerco quello, però i miei piatti si identificano così, tanta frutta, contrasti agrodolci, il crudo, il cotto e le diversità di colori sul piatto. Grazie. Altre domande? Bene. Bene, è certo. Perché il contrasto rappresenta in qualche maniera un piatto migliore di un altro? Perché il contrasto e non l'armonia o l'accostamento? Perché, no. Perché si cerca il contrasto in cucina? Tra il croccante e il morbido, tra il... Perché si fa questo? Vedo che ormai la tendenza è questa, insomma. No, non è una questione di tendenza, è una questione che, essendoci il contrasto, e tutti i sensi si attivano, no? Non è un unico senso che è il senso del gusto, essendoci i contrasti, quindi il rumore quando uno mangia, c'è l'udito, c'è il profumo, c'è la vista, che ci sono tutti questi colori, quindi è più per questo, crea più emozione quando attivi più sensi che quando c'è un unico senso che è soltanto il gusto. Uno può mangiare una passata di verdure, sarà buonissima
se tu ci metti tutto dentro sarà buonissima, però è sempre è un unico, no? E poi è un'unica linea, non ha spicchi su e giù, mentre con i contrasti si gioca con le emozioni della persona e con i sensi, con l'udito, con l'occhio, con tutto. Questo. Okay. Grazie mille. Allora, se non ci sono altre domande... vabbè, allora... Signore paga doppio. No, volevo sapere la cucina, quella che possiamo chiamare tradizionale, le ricette quelle tradizionali, che poi magari a Roma più che in altri posti, o comunque in Italia, e mi immagino anche in Spagna, sono una base fondante della cucina, per cui ecco, le ricette tipiche. Come, cioè, quanto c'entrano e come vengono poi alla fine scardinate dal tuo modo di preparare i piatti? E c'entrano forse più il prodotto che la ricetta in sé, e nel senso che io dalla Spagna tanti prodotti me li porto e anche dall'Italia tanti prodotti che si usano per fare una ricetta tradizionale vengono utilizzati. E le ricette tradizionali un po' meno, nel senso che usare uno spunto che può ricordare a me piace. Non mi piace stravolgere quello che è una ricetta classica, perché penso che una ricetta classica è quella. Quindi prendere una ricetta classica e cambiarla avendo gli stessi elementi non è un qualcosa che mi fa impazzire per la mia tipologia di cucina. Quindi la materia prima sì che la ho, come magari può essere, non lo so, l'agnello che mi arriva dalla Spagna, piuttosto che il segreto di maiale iberico, piuttosto che la coda, che si fa la coda alla vaccina qua. Quegli alimenti più tipici li uso, però faccio ricette completamente diverse. C'è la carbonara al ristorante, però classica. Certo. È una gara. Ciao, arrivato. No, io volevo, siccome siamo nel luogo della creatività, no, allo IED, e volevo sapere com'è il tuo processo creativo? Cioè, quanti piatti nuovi... per quantificare, cioè quanti piatti nuovi arrivano in un anno o quanto ci metti ad affinare un'idea, un prodotto, per dire la parola, o un progetto creativo? Mm-hmm. Allora, a volte è molto chiaro, per cui basta la prima di prova ed è pronto. A volte, e di solito quando è così, comunque sei soddisfatto e va subito in menù. Quando invece, allora noi quando facciamo un piatto, prepariamo il piatto, la sera finito il servizio si rimane, facciamo un piatto per uno, quindi tutti assaggiamo il piatto, e ognuno dice la sua, poi io me ne vado sempre arrabbiata a casa, no? Perché dicono troppe cose. quindi no, però quando il piatto quasi sempre comunque va a buon fine, basta la prima prova ed è pronto. Quando invece non va, cambia questo, cambia quello, cambia quell'altro, non si è mai così convinto. Quanti piatti facciamo all'anno? Non saprei. Tanti. A volte l'altro giorno ho incontrato un cliente e parlando e fa: ah, comunque buonissimo, devo rivenire, mi devo mangiare quel baccalà con il foie gras e carciofi l'arancia. Mai avuto, io facevo mai avuto. Non me lo ricordavo, perché saranno passati 2 anni e a volte cambiano i piatti e noi ce li scriviamo tutti, quindi tante volte vai a rivedere e dici: ah, vedi, però è vero, avevo fatto quel piatto. Ci sono quei piatti che ti rimangono proprio dentro
o i piatti che diciamo che non possiamo mai togliere, come magari la battuta sono 3 anni che incarta, il risotto sono 2 anni che incarta, ci sono quei 4 piatti storici che non si tolgono, alcuni come la stagionità che è la crucifera che non si dimentica però sta per 2 mesi in carta, piatti che durano 6, piatti che durano 3. Più o meno noi abbiamo 5 antipasti, 5 primi, 5 secondi, ad aprile più o meno cambiamo il menù, non cambiamo mai il menù completo, magari ad aprile ne cambiamo 4, a gennaio ne cambiamo altri 5, marzo 3-4, poi dopo rientrando dalle ferie di agosto ricambiamo di nuovo. Marzo, aprile, cioè, si cambia, noi cambiamo almeno 4-5 volte menù all'anno, però ci sono delle volte 3 piatti, delle volte 5, delle volte 6, quindi in precisione non saprei dirgli quanti, però sono tanti perché poi a volte me li dimentico, quindi un po'. Allora potete andare al ristorante da Alba e dirgli buona quella qualunque cosa, tanto lei. Tanto lei. Va bene, grazie, grazie mille, io grazie. Grazie. Vi ringrazio, vi trattengo 5 minuti perché così vi racconto chi siamo, cosa facciamo, che vogliamo. Creative Mornings è un format che è ormai diffuso in 157 città nel mondo e noi siamo quelli che lo fanno a Roma. E questo format è nato nel 2008 a New York, si basa appunto sull'idea di portare attraverso un piccolo speech con persone che possano aiutare in questo, di portare ispirazione alla comunità creativa e anche non creativa della città in cui si svolgono. Funziona con un tema mensile che è uguale in tutto il mondo e su questo tema localmente noi diamo un'interpretazione che riteniamo la più opportuna e interessante, come abbiamo fatto oggi con il tema fantasy. Chiaramente questa organizzazione mondiale si regge grazie a 3 sponsor principali globali che sono MailChimp, Shutterstock e Wix. E noi vogliamo assolutamente ringraziare chi ci dà una mano. Oggi abbiamo avuto Fattori che ci ha offerto la colazione. Bravo. Così come bravo è chi ci ha offerto il caffè, che è Metodo. E li ringrazio in particolare ambedue perché non è la prima volta che lavorano per noi e quindi sono particolarmente grato. E così come ringrazio quelli che sono stati i nostri partner di organizzazione dell'evento, cioè Marzapane Roma, chiaramente. E che... E poi Agenzia di Comunicazione Media Tools di Roma, LC, lo stampatore, e Cose Belle Magazine che parla sempre di noi. Soprattutto un grazie, non devo neanche dire nulla perché, insomma c'è chi ha parlato molto meglio di me di IED e che si è fatta notare molto positivamente, grazie. Qui vi diamo quelli che sono i nostri hashtag, Creative Mornings e CMRM, che sarebbe Creative Mornings Rome, e quindi se volete insomma seguirli e condividere le vostre esperienze con noi sui nostri social. E vi do appuntamento all'evento di dicembre, seguiteci sui social, buonissima giornata, ciao a tutti, grazie.